Eccomi, eccomi, eccomi. Buonasera amici, amiche, rosso, neri, ragazzuoli. E ragazzuoli, buona serata di questo venerdì 29 marzo 2024. Che ore sono? Sono le ore 18.52, ore 6.52 della sera e buon sabato 30 marzo 2024. Ci avviciniamo alla Pasqua, in anticipo vi dico buona Pasqua a tutti quanti voi. Ragazzi, mi dispiace fare questo video prima di Fiorentina Milan, però vi devo raccontare la cronaca, vi devo raccontare... Di quello che. Scusate se sistemo il video. Di quello che ho capito io, perché la storia l'avete già detto nel titolo: non è bella. Un Milan con un futuro fosco? Punto di domanda o punto esclamativo? Ancora non lo sappiamo, però, dalle parole di, di Furlani, rilasciate alla Gazzetta dello Sport ieri sera, sul tardi, in tarda serata. Oggi si sono lette le parole dell'intervista che Furlani ha lasciato al Gazzetta dello Sport, le cose non volgono per il meglio ragazzi, ve lo dico sinceramente, da qui partirà la mia contestazione e spero anche nella vostra contestazione, non solo mia che ci metto la faccia perché se anche voi non fate niente, almeno sui social a scrivere che è uno scandalo quello che sta succedendo, che Pioli non se ne va, Pioli out tutta la vita, non so, vedete voi, vedete voi. Allora, ragazzi, in breve il Newcastle vuole Paolo Maldini come direttore sportivo all'interno della sua compagine per cui Paolo Maldini non ritorna al Milan e per cui molto probabilmente a mio modo di vedere, gli arabi non arriveranno più al Milan. Ibra e Furlani non partono per Firenze. Come mai questa cosa ci sarà eh, Moncada ad Ottavio? Forse vanno a farsi le vacanze, dico io, o forse hanno litigato tra di loro. Eh, Magnan vuole 8 milioni di euro netti di stipendio, eh, si dice che per, tra i 70 e gli 80 milioni di euro può anche partire quest'estate. Vedremo Magnan che faccia quello che vuole. E adesso vi leggo le parti più importanti delle, de, della dichiarazione di Giorgio Furlani alla Gazzetta dello Sport. E non si prefigura nulla eh, di buono. Mi dispiace darvi questa brutta notizia, mi dispiace darvi questa brutta sorpresa prima di Pasqua, lo ripeto. Però il mio dovere è quello di divulgare le informazioni sul nostro MIR nel modo più coerente possibile, con una logica, con una mia logica personale, a voi il più coerente possibile, il più ragionata possibilmente, anche se in modo semplice, per essere non troppo difficoltoso nella spiegazione, però ragazzi è la situazione qui si mette veramente male. Allora sul mercato Giorgio Furlani ha dichiarato questo io vi leggo una parte delle, delle sue parole, lasciate la gazzetta dello sport. Non scordiamo Moncada, Ibra si confronta spesso con lui sui profili, io mi occupo dell'investimento, se ho 100 milioni non metto 80 milioni in un solo giocatore. Gioffre è il numero uno, Ibra stesso si rivolge a lui per confrontarsi, io non decido mai sulla scelta tecnica. Ecco qua, ci dice che praticamente lo spesone sul giocatore, sull'attaccante forte non, su, non avverrà mai. E adesso vi spiego anche perché, perché adesso tra poco ve lo leggo. In più dice delle cose sui Ibrahimovic. Furlane ci fa capire che Ibrahimovic non ha nessun ruolo di decisione importante all'interno del Milan. Praticamente tutto quello che è stato detto da Gerry Cardinale il 29 febbraio 2024 viene tutto smentito oggi, 29 febbraio marzo 2024. Sembra praticamente una presa in giro da parte no verso di noi, da parte loro verso di noi, no. Cardinale dice che lui e Ibrahimovic a questo evento che hanno partecipato organizzato in Inghilterra, dice che non sono soddisfatti dei risultati del Milan, tante cose cambieranno il 29 febbraio il 29 marzo tutto il contrario da Giorgio Furlani praticamente Giorgio Furlani mette in un angolino Ibrahimovic ci fa capire che non decide una mazza di importante eh, mette un limite alla spesa per il futuro attaccante non spenderemo cifroni per cui eh, quello che il mercato ci darà capiterà praticamente quello è il discorso insomma ragazzi qui siamo rovinati eh, se un risultato secondo me i magistrati vogliono ottenere o Qualche nostro nemico voleva ottenere, a quanto pare l'ha ottenuto. Eh, dopo questa intervista di Furlani, ve lo dico, Furlani, d'altronde, l'ha dichiarato: non c'è nessuna contrattazione con nessun socio, per cui non arriverà più nessuno. Io sono l'unico che ve lo dice, mi dispiace darvi questa doccia fredda. Proprio sul discorso mercato Furlani, Furlani dice: nel calcio si fa il grosso errore di pensare che il prezzo corrisponda al valore, ma non è quasi mai così. Il mercato lo dice lui, eh, l'ha deciso lui con l'algoritmo. Il mercato dei calciatori è il più inefficiente eh, che esista. Noi vogliamo puntare al valore che non necessariamente combacia con il costo del giocatore. Dobbiamo trovare i pulisic, i love to chic di turno. Il budget in sé e per sé dipende da tanti fattori, da come finiremo la stagione o dal mercato in uscita. Allora lui dice: Sì, insomma, se riusciamo a piazzare un giocatore tipo il Magnan di turno, bene. Si può magari sognare se arriviamo secondi, bene. Ma tanto, tra il secondo e il terzo, non c'è nessuna differenza. Insomma, morale della favola e il proprietario non cacciano di nero, questi andranno avanti sempre così, ragazzi. Siamo, ve lo dico sinceramente, dopo un po', adesso definitivamente, dopo queste parole di Furlani. Il progetto è chiaro. Redbird non vuole spendere. Redbird dice: Se io ho degli introiti, se io ho delle fuoriuscite di player trading eh, che mi danno dei soldi, bene. Se no, saluta Massecchio, voi tifosi. Eh, io lo ripeto per l'ennesima volta: tutti i milanisti che mi seguono e se dovessero seguirmi, anche quelli della curva e tutti quelli che vanno allo stadio piuttosto che insomma, tutto il mondo milanista, se dovesse vedere questo video, ficcatevi nella zucca un concetto. Questa proprietà di ambizione non ne ha nessuna. Punto, è a capo di, di vittoria sul campo, ecco preciso. Allora, su Teo e Magnan hanno un contratto fino al giugno 2026 si parla di vendere e comprare ma spesso sono i giocatori a decidere il loro futuro per cui lui è molto lapidario Teo e Mike sono due campioni speriamo che restino con noi il più lungo possibile e facciano ancora la differenza e adesso arriviamo al discorso su Pioli sentite cosa dichiara Furlani in testuali parole eh? testuali. carta canta parole lasciate dal gazzetta dello sport non che mi invento io caro Giorgio Furlani caro Dottor Furlani che oggi, da come ha parlato, che è stato lo sport Deus ex macchina del Milan. Colui che decide vita e morte, miracoli, sconfessa le parole di Cardinale di Ibrahimovic di un mese prima su tutta la fronte. No, ma perché sicuramente poi qualcuno dirà: deve tenere l'ambiente compattato per cercare di vincere l'Europa League, per cercare di arrivare ai secondi. Beh, certo, dopo aver, dopo aver perso una marea di soldi con la Champions League e col Mondiale per club, beh, certo, dobbiamo tenere il Mondiale senza dare la responsabilità a chi ci ha fatto questo disastro, i preparatori, Piore e tutto il resto. Bravo, bravo. Complimenti. Andiamo avanti così. Complimenti, complimenti. Nessuno della società ha mai parlato di panchina a rischio, dice Furlani e non sarà valutato, ascoltate bene, Pioli non sarà valutato per l'Europa League o per il derby. Ci sta dicendo: se Pioli non va in finale Champions League, non vince l'Europa League, cioè scusate, l'Europa League o il derby non lo vince, ce cioè lo perdiamo. A loro, ai nostri dirigenti non gli frega niente. Pioli rimane lì, punto. La nostra stagione fin qui è stata buona, per cui siamo secondi senza sapere neanche perché siamo secondi, ma come l'anno scorso c'è una squadra che è andata oltre le previsioni, ieri il Napoli, oggi l'Inter e poi domani la Juventus. Questo lo aggiungo io alla Juventus. Lui ha detto ieri il Napoli, oggi l'Inter. Pioli al Milan ha una storia decisamente positiva, ma sì, dai, fatemi un altro contratto di 50 anni. Ha riportato la squadra in Champions e ha vinto lo scudetto. Spesso viene criticato, ma ha fatto risultati importanti. Nessuno della società ha mai parlato di panchina a rischio. Nessuno, eh. Non ha detto, ne... non si è azzardato Ibrahimovic. Cioè. Ora sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all'esito del derby, per quanto sia importante. Bene, caro dottor Furlani, io le dico una cosa: nel mio canale, in modo civile ed educato, le darò una battaglia senza confini ripeto con le mie idee in modo educato nei suoi confronti nei vostri confronti come dirigenza e proprietà abbiamo ben capito che voi non avete nessuna ambizione nei confronti del Milan il Milan è praticamente un ente visto come un'azienda che deve dare solo profitto come da una parte è giusto che sia dall'altra del risultato sportivo d'altronde l'aveva detto anche Cardinale chi se ne frega non è che per forza come diceva Cardinale devi vincere lo scudetto sempre o il Champions League sempre per cui campo a cavallo che l'erba cresce eh, ci faremo un altro anno mediocre, salutate Antonio Conte, basta, il discorso è qui è finito, mi dispiace di darvi questa notizia prima di Fiorentina Milan, eh, speriamo che domani contro la Fiorentina a questo punto venga fuori il disastro per licenziare questo Pioli, perché poi ci saranno altri disastri che potremo... A questo punto sì, a questo punto mi dispiace dirlo, a questo punto io spero che Pioli venga mandato via sui risultati disastrosi che lui può commettere in questo rush finale della, della stagione. Perché se questi sono i presupposti di una proprietà che non ha ambizione, che vuole mantenere un signore che non ci farà mai fare salto di qualità, che non vogliono investire tutto il resto, io praticamente vi dico la verità. Cosa volete che auguri al nostro Milan? Di stravincere contro la Fiorentina e contro l'Inter? Per trovarmi questo qua ancora tra le scatole, per trovarmi ancora questa mediocre filosofia di avanzamento del nostro Milan per il futuro? No, grazie. A questo punto non voglio eh, ti fare contro il nostro Milan, ma dico che qualcun altro ci dovrebbe fare un favore a sistemare le cose del nostro Milan. Ripeto, la brutta notizia è che Maldini se ne va a Newcastle, magari potrebbe essere anche una notizia, uno dice, no ma Newcastle l'ha preso dita, se vuole anche il Mina, è tutto collegato con Maldini, no, sotto te vale ragazzi, qui non c'è più collegato niente, il, il discorso è tutto saltato, è saltato tutto, addirittura Furlani dice che si augura che la magistratura faccia in fretta col suo lavoro perché la cosa ha dato un po' fastidio, sì, sai a noi... Sì, Blue Sky ha perso la terza causa al Tribunale Civile di Milano, chi se ne frega. Queste sono cose di Blue Sky. Quello che conta è quello che succede all'interno del nostro Mina. Questa proprietà non ha, queste, non ha le ambizioni che dovrebbe avere, basta. Chiuso il discorso, ragazzi. Eh, rimaniamo così, farò una, una battaglia su tutti i fronti in questo senso, becchiamoci sto schifo, andiamo avanti così. Vi dico la verità, non, non sono neanche più entusiasta di parlare di un futuro rosio del nostro Milan, ve lo dico sinceramente. Mi dispiace per voi che mi seguite, io non riesco a fare il finto, non riesco a venire qua per fare visualizzazioni, per fare iscrizioni, per dire ma sia sì, la fine della fiera con questi quattro tifosi milanisti che mi vedono, prendo qualche spicciolino da, da Google piuttosto che, perché nel mio caso sono spicciolini in altri casi. Quando hanno 100.000 iscrizioni, piuttosto che sono soldi pesanti, tipo il Carlo Pellegatti di turno, il Milanello di turno, il brogna di turno sono già guadagni già di, un certo, di un certo tipo, buon per loro, ci mancherebbe. Io non so loro, ma io non riesco a venire qui a fare il bello bellino tutto contento. Ma sì, dai, ci sarà un grande futuro. Per me, da, da questo punto di vista, dopo queste parole di Furlani, io sinceramente vi dico la verità, ragazzi. Farò il mio compitino a darvi delle notizie. Non c'è altro da dover dire, mi dispiace dirvelo, ma l'unica cosa che vi prometto è farò una battaglia, spero che anche voi facciate una battaglia. Muovete la voce intorno eh, tra i vostri amici che vanno allo stadio a vedere il Milan, è ora di fare una contestazione. Mm, insomma, io ragazzi non so più cosa dire, veramente. Dai, ci vediamo domani dopo la partita di Fiorentina-Milan, il video sarà caricato entro la mezzanotte, vi mando un abbraccio. È uno schifo, vi dico la verità. Ciao!